è un travisatore di realtà che assiste a una prepotenza credendosi davanti a una scena come spettatore. L'inerzia dello spettatore è della peggiore pasta, travisa la realtà, la riduce a scena offerta allo sguardo. È eroico perché sempre nell'inferiorità numerica dell'uno contro tutti, ma eroico di più perché dotato del coraggio di esporsi al ridicolo. Nessun eroe, prima di lui né dopo, ha saputo affrontare l'emergenza con il doppio disprezzo del pericolo e del ridicolo. Solo Buster Keaton ha rasentato la doppia perfezione. Quixote lo sa da prima e da sempre, il mondo lo prende per stupido. Di lui si burla a vista, in faccia e dietro. Per un meridionale il ridicolo è più nocivo del pericolo. Meglio esporsi al peggior danno che offrire spunto alla presa in giro. Meglio morto che zimbello. Perciò brilla di più l'eroe che non se ne cura e va per la sua strada di missione con uno scolapasta in testa a uso di elmo sopra lo stremato cavalluccio sul quale partire alla carica solitaria.